Kitchen, incasinandolo in posizione offensiva. Ha realizzato anche numerosi gol in questa maniera. 4 minuti alla fine, Rivera. Spinosi, Capello, lanciato finale sulla destra. Tiro cross di Chinaglia, Capello, ed è gol, tiro cross di Chinaglia, Capello ha portato in vantaggio la squadra italiana. Sul tiro cross di Chinaglia, la deviazione di Shilton, che ora rivediamo, lo scatto di Chinaglia, il suo cross di testa, la deviazione di Shilton che non trattiene, Capello mette dentro da pochi passi. Italia in vantaggio con Capello al 42esimo del secondo tempo. Qui Londra, stadio di Wembley, la partita con l'Inghilterra, la prima vittoria italiana nella storia del calcio in Inghilterra, è terminata da poco. È stata veramente una impresa notevole da parte della squadra italiana. La vittoria porta la firma di Fabio Capello, di questo sorprendente centrocampista che noi consideriamo uno dei maggiori, anche se meno visibili, talenti tattici della nostra squadra, uomo dagli smarcamenti, dagli sganciamenti e anche dai gol tanto spesso decisivi. Ma naturalmente vittorie come questa portano le firme di tutti i giocatori, sono vittorie soprattutto collettive, sia sul piano agonistico, tattico come tecnico. A parte la soddisfazione per avere espugnato questa favolosa, questa leggendaria roccaforte del calcio che è Wembley, va sottolineato che si è trattato soprattutto di una partita che ha onorato il gioco del calcio. Era ora che questo avvenisse da parte nostra, era ora che si verificasse sul piano generale un evento così positivo. Le due squadre hanno espresso non solo il meglio di loro stesse, ma anche le loro risorse più tipiche, più caratteristiche. Gli inglesi aggressività e ritmo, anche se è evidente che da parte loro andranno riviste molte cose, andranno fatti dei ritocchi per quello che riguarda la mentalità del gioco. E da parte nostra forza, efficienza difensiva e soprattutto genialità tra virgolette, ma diciamolo pure, genialità nel gioco del contropiede, nel quale questa sera gli azzurri si sono veramente sbizzarriti in modo felice, efficace e anche divertente. Poiché ognuno ha espresso il meglio di sé, ecco che la tradizione si è manifestata in modo particolare attraverso la prova di Dino Zoff, cioè del portiere. La tradizione, la scuola, la vecchia scuola dei portieri italiani, tanto ingrata da Ceresoli a Moro proprio nella storia dei rapporti con gli inglesi, questa sera si è rinverdita in Zoff, che è stato uno dei protagonisti non solo più evidenti ma anche più determinanti di questo risultato. Intorno a Zoff hanno fatto blocco splendidamente tutti i difensori, ma c'è il nome di Burnić che personalmente questa sera non posso fare a meno di citare. Il merito della nostra squadra è stato quello di non essersi fatta schiacciare come si temeva in area di rigore. Il contropiede ha avuto momenti, come vi dicevo, veramente efficaci, veramente notevoli. E chi è stato il vero protagonista di questo contropiede? È stato Gianni Rivera. Si sapeva che Rivera si presentava a Londra in ottime condizioni di forma. Ebbene, ha confermato questa sua disponibilità alla forma, ha lottato nel primo tempo quando c'era da lottare, ha lottato come lottavano Benetti, come lottava Capello, come lottava Facchetti, come lottava perfino Chinaglia, hanno lottato tutti benissimo, tutti arretrando quando si doveva arretrare. Poi Rivera nel secondo tempo si è messo a inventare, la sua maglietta è stata oggetto di più di uno strappo da parte dei difensori inglesi perché lui stesso tagliava il gioco nella ricerca di soluzioni personali. Quindi, ma indipendente da questi nomi, ripetiamo, l'impresa di Wembley, la vittoria di questa sera è un fatto collettivo, il fatto che conferma una ascesa del nostro calcio, ascesa che evidentemente è anche il frutto di una migliorata condizione generale, di una maggiore serietà da parte di tutti.